Salve a tutti youtubers, Filippo Fiorenza qui. Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Fiorenza qui con una nuova recensione. Oggi parleremo della prima stagione di Perry Mason. Stavo scherzando, non quel Perry Mason. Questo Perry Mason. Finalmente arriva la prima stagione di una serie TV che si vociferava essere una vera bomba e poi lo è stato veramente. Prima stagione di una basato sulla omonima opera di Earl Stanley Gardner. A prendere i panni del nuovo Perry Mason sarà Matthew Rhys, famosissimo per film come The Post di Steven Spielberg o, per i goderecci come me, Il sapore del successo. Ambientato nella Los Angeles del 1932, in un periodo storico in cui la Grande Depressione, per come soprannominata, ha causato una grossa depressione in tutti i campi, economico, finanziario, fisico, mentale, di tutta la popolazione. È qui che subentra un boom economico, la Hollywood degli anni 30, grazie al fervore del petrolio, inizia piano piano a riprendersi da questo periodo, dal passato periodo storico. È lì che facciamo la conoscenza del nostro Perry Mason, investigatore privato che verrà chiamato per investigare sullo strano rapimento piccolo Charlie. 8 puntate da una cinquantina di minuti, minuto più, minuto meno, che vi posso dire sono stati veramente una goduria. Come ho detto nelle recensioni passate, io non sono un amante delle serie TV che durano per 147 puntate, durano circa 4 ore l'una, ma per uno strano scherzo del destino vi posso dire che mi sono goduto tutte 8 puntate, nonostante la lunghezza quasi spasmodica, per così dire. Una serie che può sembrare strana da dire, può sembrare banale da dire, ma mi è piaciuta tantissimo. Le premesse che avevo letto su internet nei mesi passati mi avevano fatto gasare tanto per dire: va, sì, la voglio vedere, sono gasato a palle, e poi lo è stato veramente. 8 puntate che sono scivolate come il burro una dietro l'altra. Il personaggio di Perry Mason mi è piaciuto tantissimo, un personaggio che puntata dopo puntata si vede cercare di scoprire quali sono le malefatte dietro questo rapimento, che cosa c'è fuori, perché le motivazioni, unite al più grande problema di Perry Mason, ovvero la depressione dalla prima guerra mondiale. Un uomo che, nonostante siano passati un bel po' di anni, non riesce a tirarsene fuori. E unito a tutto ciò c'è anche il divorzio della moglie, come se non fosse stato poco tutto ciò. Una serie colorata e colorita, con pochissime, vi posso dire veramente pochissimi, momenti di noia, momenti buchi, momenti vuoti, momenti noiosi. Una serie ben costruita e ben strutturata. All'inizio un paio di anni fa vi avrei detto che la scenografia, i costumi, le colonne sonore potevano essere un qualcosa che si stava che quasi era forse più importante della serie TV. Beh, vi posso dire che in questa serie sono veramente fatti come Dio comanda, non c'è un qualcosa che è fatta fuori posto. Il colore, anche la serie TV, con questa tonalità che va quasi sul blu verdinandante, come se la serie fosse stata registrata nell'America degli anni 30. Ben fatta, ben costruita in tutto. Il personaggio, come ho detto prima, di Perry Mason è stato costruito veramente ad hoc, e l'attore Matthew Rhys, secondo me, è stato bravissimo a evidenziare tutti i tratti significativi che questo personaggio ci ha regalato e ci regalerà sicuramente in una seconda, in una terza, in una quarta, in una quinta stagione. Una serie che vi posso dire non è facile, perché se ci pensate, negli anni abbiamo visto parecchie serie TV che parlano di rapimenti, di omicidi di bambini piccoli. E forse la forza di queste serie TV sta nella concretezza di tutta quanta l'opera. 8 puntate sono state
girate benissimo, che sono riuscite ad evidenziare tutti i tratti salienti del rapimento, di cosa c'è fuori, dei magheggi, non solo del rapimento stesso, ma anche della polizia. In un certo senso ho cercato di nascondere, o perlomeno di dare una poca importanza al caso in sé. E quindi, ragazzi, che dire, spero che la recensione della prima stagione di Perry Mason vi sia piaciuta. Ovviamente vi metterò qua sotto nel link in descrizione il trailer. Noi ci vediamo invece la prossima volta con una nuova recensione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetevi mi piace al video, condividetelo ovunque e ciao!